Bella bicciò, qui Flo e benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio del Possible Wind and Trespass. Se volete dare un'occhiata ai vecchi episodi troverete il link della playlist in descrizione. Quindi partiamo subito con il primo giocatore che è Schürrle, esterno sinistro tedesco che attualmente milita nel Chelsea, ma diciamo che il giocatore tedesco non è nelle grazie di José Mourinho, che anzi l'ha criticato duramente davanti a tutta la stampa inglese, quindi e credo che a gennaio possa lasciare Londra o eventualmente lasciarla a giugno. E molte squadre sono sulla traccia del tedesco, come Atletico Madrid o lo Schalke 04, ma in pole position c'è il Borussia Dortmund, perché forse Royce dirà addio alla squadra di Dortmund, quindi sono alla ricerca di un sostituto di qualità. Certo, Schürrle non è a livelli di Royce, ma è ugualmente un buonissimo giocatore, anche che se in giornata fa la differenza. Ecco come giocherebbe il Borussia Dortmund con l'inserimento di Schürrle. Prenderebbe il posto di Royce, quindi non cambierebbe nulla nel modulo del Borussia, che resterebbe con il classico 4-2-3-1. Adesso passiamo al secondo giocatore che è entrato nelle grazie dei giocatori di FIFA 15, ma anche nella realtà si sta dimostrando un ottimo giocatore. Stiamo parlando di Dumbia, attaccante del CSKA Mosca, che si sta comportando discretamente in Champions League. Certo, non è un fenomeno come Cristiano Ronaldo, però sta facendo davvero bene. Infatti, alcune squadre inglesi hanno già messo gli occhi sull'ivoriano. Mourinho ha già chiesto alcune informazioni sull'attaccante, ma al momento il Liverpool è in pole position per l'acquisto di Dumbia, perché ormai Balotelli non sta dando un contributo così decisivo alla squadra, quindi i Reds stanno cercando un degno sostituto affinché possa fare una buona coppia con Sturridge, perché quando tornerà l'inglese, che attualmente è infortunato, e credo che tornerà verso gennaio, serve qualcuno che lo possa affiancare nel migliore dei modi, anche se Liverpool potrebbe avere a disposizione Dumbia solo a partire da febbraio perché c'è la Coppa d'Africa. Comunque, questo sarebbe Liverpool con Dumbia. Ho voluto adottare il modulo che usano per ora con l'assenza di Sturridge, ma conoscendo questo Liverpool credo che Dumbia sia l'attaccante perfetto, perché l'allenatore del Liverpool vuole un attaccante che non stia in mezzo all'area immobile, ma bensì un attaccante in movimento che rientra, che si va a prendere la palla e quant'altro. Ora vorremmo parlare un po' del Napoli, perché mi dispiace davvero per Lorenzo Insigne, che si sia per il suo infortunio davvero grave al ginocchio, anzi spero che si riprenda presto, però il Napoli sta cercando un degno sostituto. Si sono fatti diversi nomi, ma quello più assiduo è Pesic, giocatore del Wolfsburg che piace tanto a Rafa Benitez. Infatti lo voleva anche quando era all'Inter, se non sbaglio. Il Napoli sta sondando il calciatore tramite il suo procuratore, cioè Tonji Martis, o Martic, non mi ricordo come la pronuncia. Il club tedesco per la cessione del croato chiede ben 15 milioni, ma la sensazione è che si possa scendere leggermente rispetto all'iniziale valutazione, perché gli manca solo un anno di contratto e poi non è così giovanissimo Perisic. Questo sarebbe il Napoli con Perisic, davvero un buonissimo Napoli che potrebbe fare bene, e soprattutto questo giocatore potrebbe fare bene a Napoli perché è davvero forte, anche se Benitez sarebbe già a Mertens in panchina, ma per un oscuro motivo non lo fa mai giocare, non capisco perché, sinceramente, perché Mertens è un fenomeno, è qualcosa di assurdo, boh. Comunque, anche per oggi è tutto. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mettere mi piace alla pagina FIFA Ultimate Team Ita. Noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Flo. Bella.